Sono stati l'istinto e il fiuto infallibile di Giotto a far ritrovare l'anziano di Jolo, di cui non si avevano più notizie da ieri mattina, quando si è allontanato da casa. Il ritrovamento dell'ottantenne è avvenuto attorno alle 3 di questa notte. È venuto a richiamarmi e è ritornato lì e poi ha fatto un abbaio e noi siamo intervenuti, io e altri due carabinieri siamo intervenuti e abbiamo tirato su il signore che era un po' nell'acqua. Ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano. Le sue condizioni sono molto gravi. Questo splendido esemplare di Labrador, con brevetto da ricerca a persone su superficie, ha visto l'anziano galleggiare in stato di semi-incoscienza in un canale di scolo in un boschetto vicino all'abitato di Jolo ed ha subito avvertito il suo padrone, Ivan Mannelli. Giotto e Ivan hanno partecipato alle battute di ricerca dei carabinieri della Protezione Civile per puro caso. Ivan abita a Jolo e stava rientrando a casa da lavoro quando ha visto le squadre dei volontari battere palmo a palmo la zona di Jolo alla ricerca dell'ottantenne. Ho visto l'UCL, carabinieri, pompieri, le varie associazioni di volontariato, mi sono soffermato per vedere la mia curiosità da volontario, mi sono soffermato a chiedere un po' di informazioni. Poi grazie a un amico che era lì sopra e stava operando, mi ha chiesto se il mio cane era disponibile, io ho dato la mia totale disponibilità, il tempo di andare a casa, fargli fare i due bisogni e partire. Domani Giotto compie 4 anni, per lui il regalo più bello sarebbe avere certezza del miglioramento delle condizioni dell'ottantenne. Speriamo che si possa festeggiare in modo felicemente, che il paziente, il signor Marcello, possa reagire e che ci possa dare una buona notizia domani. A fare compagnia a Giotto c'è Isotta, un altro Labrador che Mannelli vuole addestrare, stavolta per la ricerca di persone sotto le macerie.